composta per voi. E se foste voi a dirmi come iniziare il video? Quindi facciamo così, scrivetemi nei commenti come vorreste che io iniziassi il prossimo video. Cioè, tranne i vlog che iniziano perché iniziano. E così avrò almeno una scusa per fare le figuracce, nel senso che potrò dire, non è mica colpa mia, cioè non sono io la cretina che magari fa questo di sua spontanea volontà. Vi do la colpa e viviamo tutti felici e contenti. Ciao! Ci sono con questo nuovo video haul in cui parlo delle cose che ho acquistato durante questi primi saldi. In più, finalmente, perché lo so, me lo state chiedendo in tantissime, non sapevo mai quando parlare di questa cosa, della mini telecamerina piccola che faccio vedere nei vlog, insomma, va sott'acqua, tipo l'attacco ovunque, sul cane, su di me, su Pasquale. E poi ovviamente vi faccio vedere quello che ho preso da The Zenith, Calliope, è online, da Forever 21, e dei H&M, scusate, ve lo devo far vedere così perché ho perso il pacco H&M. Ora perdo anche i pacchi. Comunque, inizio da ciò. Scusate, era attaccata ancora al caricabatterie. Eccola qui. Come potete notare è minuscola. Pesa 80 grammi da sola, senza gli accessori che vi farò vedere. Sul sito tinydeal.com costa pochissimo. Questo è il retro, vedete, c'è un piccolo schermo. È creata principalmente per lo sport, quindi per quelle situazioni magari un po' più estreme in cui una normale fotocamera o videocamera si romperebbe molto più facilmente. Dimenticavo di dirvi, scusate, però mi sa che l'avevo già detto in qualche vlog, che me l'hanno inviata per provarla e io l'ho testata ben bene. Se vedete dei vlog in cui ero al mare, tutte le parti in cui c'è solo musica, tutte sono filmate con questa. Ha una risoluzione molto molto buona. Per tutte le altre specifiche tecniche, cliccate sul link che vi metto nell'info box e c'è scritto tutto appunto sulla pagina del sito. All'inizio pensavo che l'audio facesse schifo, infatti ve l'ho detto, ho detto ragazzi, questo, l'audio di questa fa schifo. In realtà ero io la cretina, perché ovviamente quando è montato su questo attrezzino qui di protezione che si toglie, vi faccio vedere così vi rendete conto di quello di cui sto parlando, questo qui si toglie, così ecco, si sente benissimo come una telecamera professionale, ma si sente molto bene. Quando monto su ovviamente accessori di protezione come questo o quello per andare sott'acqua, che ho comunque per essere bagnata, questo qui, questo si apre, si infila la fotocamera dentro, si chiude, ecco qui, cioè ed è ermetico. Altri accessori inclusi nella confezione che trovate sul sito di Tiny Deal, c'è tutta una scatola piena di piccoli accessori che possono servire, gommini antiscivolo, comunque che si attaccano, i lacci per attaccarla al polso o al braccio, il case di protezione appunto normale, semplice, è quello per portarla sott'acqua, subacqueo, tra l'altro subacqueo fino a 30 metri. E poi la cosa bellissima è che potete attaccarla davvero ovunque, cioè dal casco per la moto, veramente con l'attrezzo giusto sempre, alla mountain bike, al cane, perché ovviamente pesa solo 80 grammi, ripeto, io l'ho attaccata con la mollettina, alla parte superiore della pettorina di Anoush, lei manco se n'è accorta, cioè volevo farvi vedere il mondo visto dall'altezza di Anoush. L'ho sperimentata anche praticamente sul manico della borsa a portata a braccio, attaccata qui, per muovermi e riprendere senza tenere la videocamera in mano. Volendo si può attaccare alla macchina, allo snowboard, allo skateboard, alla tavola da surf. Poi sempre dal sito ho preso anche questo però non era compreso, l'ho preso io a parte, cioè l'ho scelto sempre in collaborazione, il famoso bastone per i selfie, che in realtà io userò come insomma per attaccarci sulla videocamerina. Comunque, se avete altre domande, io l'ho testata in tutte le sue forme e funzioni, potete scrivermi qui giù. Ovviamente Tiny Deal è un sito sicuro, se no non starei neanche qui a parlarne e a collaborarci. Mi sono sempre trovata benissimo e so che alcuni acquistavano, me l'avete scritto, da questo sito ancora prima che io ne parlassi o comunque che altri youtuber ne parlassero. Passiamo a quello che ho acquistato io durante questi saldi. La prima cosa che ho preso è stata online appena sono partiti i saldi, perché purtroppo mi è arrivata la mail di Forever 21, perché sono iscritta alla mailing list, e tipo iniziano i saldi fino al 70% e io clic e wow. Dato che lì è tipo un'asta di eBay dove fino all'ultimo secondo la gente clicca per portare via la roba, mentre cercavo appunto altre cose da mettere nel carrello, intanto la mia taglia delle cose che avevo già messo nel carrello finiva perché la gente la rubava subito. Questa collanina qui è davvero semplice, ma com'è fatta? Praticamente ha due triangoli, uno più grande e uno più piccolo, il filo, e quello più piccolo va all'interno di quello più grande,
e poi si tira, appunto, e si può anche scegliere la lunghezza. Poi ho preso questo vestitino qui, stupendo secondo me, ovviamente sempre secondo me, mica secondo tutti, che è tutto a pois piccolissimi, un po' arricciato e aderisce molto bene alle forme, molto, diciamo, alla silhouette. Allo stesso tempo non è sottilino, ma è bello doppio, infatti ha la parte di sopra e poi all'interno, cucita all'interno, c'è anche una sottoveste, quindi non risulta assolutamente trasparente. Questo mi piace indossarlo non tanto con dei tacchi, ma con una scarpa un pochino più bassa, un pochino più casual, per smorzare un po' questo I'm sexy and annoyed. Poi vabbè, può darsi che vada a ballare, quindi in una situazione del genere è diverso, però per fare una passeggiata la sera forse è meglio smorzarlo un po'. E questo quindi da Forever 21, perché ripeto, è impossibile già nella normalità fare shopping su quel sito senza che dopo 30 secondi ti rubino la roba, figuriamoci con i saldi. Sono stata anche da Calliope e io riesco a trovare, cioè, più roba ai saldi da Calliope che durante le giornate normali, perché di solito non trovo mai nulla, ma a volte trovi delle chicche che ti sorprendono. Ad esempio questa jumpsuit, questa tutina così, che vista così sembra un centro tavola per metterci sopra la frutta o i dolcetti per gli ospiti che sono appena arrivati, ma in realtà indossata è molto estivo, molto città di mare, molto vado in vacanza e la voglio mettere. Ha anche delle taschine laterali, quindi insomma l'effetto è quello di una gonnellina, in realtà sono dei pantaloncini, e l'ho pagata 15 euro. E poi ho preso una t-shirt semplicissima, maniche corte con lo scollo tondo, semplice, e l'ho pagata soltanto 3,99 euro. L'ho presa proprio perché le t-shirt non bastano mai, a volte ci dimentichiamo delle cose basic, come dico sempre, ed è di un colore che non ho, perché non è proprio bianco acceso candito, è bianco sporco, tipo, ecco, non troppo bianco. E H&M c'erano tante cose carine, però poi niente che mi convincesse al punto tale, anche perché le cose più belle con i saldi erano finite tutte, quelle della mia taglia almeno. Però questa sono riuscita a prenderla, che è una fascia che sto sfruttando davvero tantissimo, l'avete vista almeno in due dei miei video da quando l'ho comprata. È molto semplice, ma mi piace proprio la tonalità bianca e blu, cioè a strisce bianco e blu, tipo proprio navy, molto marinaretta. E poi qui sul petto ha l'intreccio dei lacci, che sono sempre bianchi e blu a righe, è appunto elasticizzata e all'interno ha il silicone in modo da aderire bene alla pelle e da non scendere come fascia, molto utile anche per chi vuole portarla senza un reggiseno sotto, perché all'interno c'è appunto una fascia già che sostiene abbastanza bene. Di questa ora il prezzo non lo ricordo, comunque l'ho pagata, se non sbaglio, sui 6 euro, 6,99 euro in saldo. Vi metto comunque tutti i link, se li ritrovo, se ci sono ancora le cose o comunque i prezzi, giù nell'info box, così potete dare un occhio. E infine The Zenis, oh che soddisfazione che mi dà quel negozio. Pigiamino che avete visto appunto nel vlog e anche in diverse foto su Instagram, no, in una. È allucinante, quando mi fisso con una cosa la metto a ripetizione, ed è questa canotta lunga qui con questa foto di questa bella palma e questo tramonto molto rosato con scritto holiday su. E poi ci sono queste piccole particolarità che comunque fanno una differenza, cioè ci sono due spalline, ecco così, e non soltanto una semplice, quindi messa qui ha anche la particolarità sulle spalle. E questa camicetta da notte l'ho pagata 12,90. Ho preso questa qui, anche questa l'ho già indossata, la classica canotta di The Zenis, solo che ha uno scollo bello profondo, i bottoncini qui, anche la fantasia non mi dispiaceva, insomma, questo motivo geometrico sempre sul bianco e blu, sono un po' fissata. Tessuto sempre bello fresco come le canotte di The Zenis, che mi piacciono sempre tanto e le sfrutto da morire, e questa è venuta 7,90 euro. Altra cosa prima del costume, questa ancora non l'ho messa, infatti c'è ancora il cartellino attaccato dietro, è costata 12,90, però ora lo posso anche staccare, grazie. È questa maxi canotta vestitino lunga, io l'ho presa grigia ma c'è anche nera e verde militare, verde scuro se non sbaglio. È proprio una classica canotta a vogatore, molto sportiva, solo che è lunga come se fosse un vestitino. Vedete che il bordo è leggermente più luminoso rispetto al resto, insomma, della canotta. Poi mi sono, vabbè, riempita di slip come se non ci fosse un domani, come se non avessi mutande. Adesso non ce le ho qui a portata di mano perché molti li ho già conservati perché andranno in valigia, però posso farvi vedere il costume. Lo so, nella sua semplicità mi è piaciuto, ha la coppa preformata all'interno, classica. Mi piace che il bordino, vedete soltanto, solo questa parte qui rimane tipo svolazzante, fa effetto un po' arricciato, frufru. E vabbè, innamorata persa della parte di sotto, che è
completamente arricciato, così arricciato che sembra piccolo di una bambina, in realtà è una SM da adulta, ma si allarga tantissimo, è sgambato, non è perizoma, è brasiliana, è molto sgambato, però, cioè, mi piaceva troppo. Visto così, sembra il costume di una bambina. In realtà è proprio fatto così, perché vedete come si allarga, proprio elasticizzato. Questa addirittura è una SM. 9,90€ la parte di sopra, 9,90€ quella di sotto. Quindi c'è anche un po' di sconto, perché di solito i reggiseni, cioè le parti superiori, costano, se non sbaglio, 19,99€. E questo è tutto per il momento, cioè le cosine che ho comprato, soprattutto io qui ho comprato pensando a... al fatto di mettermele in vacanza. Spero di avervi fatto compagnia con questo video. Come sempre fatemi sapere se il video vi è piaciuto, sempre con un pollice, e spero di avervi dato anche qualche buona idea se dovete ancora andare in giro per saldi e acquisti. Ovviamente più andiamo avanti più ci sono saldi succulenti, arriveranno fino al 70%, 80%, a un certo punto vi butteranno addosso la roba per la sera, portatevela via. Mando un bacione, scrivetemi pure come iniziare il prossimo video e se avete fatto qualche buon acquisto mirato per questi saldi, e magari suggerite anche, perché non si sa mai. Ciao.